L'obiettivo del colloquio di selezione che l'azienda svolge è quello di individuare quali sono le caratteristiche in comune tra la posizione, le competenze necessarie per svolgere la posizione che si sta in quel momento ricercando e le competenze che voi possedete. Quindi l'azienda cercherà di individuare per ciascuna delle esperienze che voi avete svolto, sia esperienze scolastiche che esperienze lavorative o extralavorative, per chi non avesse ancora maturato delle esperienze significative dal punto di vista professionale, quello di mettere in risalto tutte le competenze che voi possedete e tutto quello che è utile rispetto alle esperienze che voi avete fatto, tutto quello che è utile per poter svolgere il lavoro che vi viene richiesto, non solo come conoscenze, perché quelle poi dopo le si acquisiscono durante il contratto di lavoro, durante l'esperienza stessa, ma più di tutti l'azienda cerca di vedere quali sono le vostre caratteristiche. Quindi cercherà di andare a capire per ogni scelta che avete fatto durante il vostro percorso lavorativo, professionale e scolastico, cercherà di capire quali sono le motivazioni per cui avete fatto certe scelte, quindi una certa laurea piuttosto che una determinata esperienza all'estero, piuttosto che un Erasmus o una scelta di un tirocinio, eccetera. E anche tutto quello che riguarda le esperienze extra lavoro, perché sono anche quelle importanti nella crescita personale e quindi nella maturazione delle competenze.